Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Oggi con me c'è Aria che ci farà compagnia in questo gameplay e anzi ci vedete giocare una partita io, una partita lei, anche se ho indicato al contrario. E che cosa giochiamo? Beh, sono stato tanto a pensare, ma che cosa si poteva giocare? Non ci sei stato a pensare a cosa potevamo giocare? No, se non gliene frega assolutamente niente, quindi giochiamo a... Non sa neanche il titolo del gioco, ragazzi, ci rendiamo conto. Cioè, comunque giochiamo a Yem Affish. Che sono? Sì, e adesso eccolo qui, ragazzi, vi giro. Tac. Affish. Ma sei scarsa. Allora, il primo te lo faccio fare a te. L'esordio te lo faccio fare a te. Vediamo un po', ci avete mai giocato voi, ragazzi, a questo gioco? Io no. Carina la grafica, speriamo che sia carino anche il gioco. Non ci ho mai giocato, non ci ho mai giocato. Mai giocato, quindi te lo dico. Vedi, ho trovato vuoto, quindi no. Vediamo se ci riesci. Io farei modalità normale, guarda. Cosa devi fare? Lo sai cosa devi fare in questo gioco? Sì, non sa nessuno, ma come lo so. Allora, inizia così, siamo qua dentro. Bob. No, non lo tagli. Oh, Bob. Chi è sto Bob? Yeah. Good, thanks. Se vuole Bob da noi. Fatto bene, dai. Perché si muove quel panellino? Perché si muove quel panellino? Un rustico con la salsiccia, per favore. Sentito quel panellino. Ma c'è il pesce! Ma lì dentro il panino ha cotto il pesce. Vuole andare via perché è proprio merda. Vuole il pane speciale. No, io il pane che si muove non lo mangio. Ma guarda un po', ma non se ne accorge. È caduto. No, ha detto non posso mangiarlo. Ah, non porta il negozio di animali quel pane lì. Io credo. No, perché è caduto. Però questo qui lo mangia. Comunque ho appoggiato il microscopio della macchina. Bella, forse la mia macchina sarebbe una merda. Carino, sì, la grafica è molto carina. Oh, no, guarda, sono le bestie. E quello è il pane. È il pane speciale. Che succede? È drogato, probabilmente c'è la marijuana lì dentro. Forza. Forza. Sì, fa il cane che si muove. È finito. E si sono fatti 4 pesciolini così e un filone intero di pane. Manco me lo faccio tu il pane. Ok, vai. Ah, devo mangiare il pane? E penso di sì. Ok. Devo mangiare il pane? E quello che è male. Ragazzi, adesso vediamo le sue abilità nel gameplay. Faccia e nuota verso il basso. No, così spostate la telecamera. L2. Questo. Ah, oh, vedi? Adesso sei troppo bassa. E comunque con quell'altro alzi. Ma dimmelo prima. E c'è scritto! Ma come non li capisci? Poi quando devo leggere non capisco. Guarda, c'è un altro lì. C'è un altro lì. Ma cresce quando devi trovare le gemme. Però ragazzi... Muova avanti, ho capito come si prende il pane. Tanto okay. È bellissimo, loro la sentono. Sì, la sentono. È pane. Vai, vai, su più in su. Eccoli, lo vedi? Difficile ragazzi, sembra facile. Vabbè, fammene prendere uno. Come trovare a me? C'è un pesce mangiare un tocco così di pane. Perché uno! L'ho mangiato in filone, fammi provare uno a me. Ho capito, hai finito il pane, una fetta di pane va a mangiare a me. Eccolo lì. Ma poi mi dicono. Ciao, ho visto come si fa? Vieni. Doveva giusto far vedere che lui ci metteva. Dai, vai, ehi, è anche andato avanti il gioco. Cosa succede qua? C'è un party! Ancora!
Drogati. Sono drogati sti qua col pane. Guarda come sono gonfiato! È perché il pane gonfia, anche a me, perché non ne mangio tanto, un po' mi gonfia. Sì, che sono intollerante. E poi il casino dopo, però, dopo che ho mangiato. Doccia dopo. C'è il sole. Ma saranno contenti di stare in un acquario questi pesci? Ma la colizia ti assomiglia un po' a quello verde. E quindi? Che succede? Perché si nasconde? No, non rischia niente. È un video. Ah, probabilmente è arrivata mattina e la proprietaria apre il negozio. Oh, guarda, prendono il pesce. Lo vende. Lo vende. No. O lo mangia. Lo vende, dai. E quello rimane da solo. Rimane da solo. No. E tutti i suoi amici drogati come fanno? È triste, sì. Poverino, perché sta cosa? Bisogna dire che c'è molto più spazio per lui adesso. Ma quanto spazio è da solo? E vai, ne porteranno di nuovi. Ok, seleziona. Continua, questo oceano chiama. Facciamo il livello l'oceano chiama. Quindi noi siamo sto pesce qua arancione. Ah, siamo in questa botola qua. Palla, come si chiama? Sì, che l'hanno comprata anche lui. No, è nel pet shop. È enorme. E l'hanno spostato. Guarda com'è brutta la signora, quanto è brutta. Ah, c'è. Ma ogni tanto si è molto bello. Ah, per quando vede il panorama si dice. Mangia! Dei tanti pesciolini, guarda, vedi. No, li ricordo i suoi omi. Ma che bello! Voglio andare nell'oceano per vedere. Forse i suoi amici non li vedono, cioè. Ma lì era aperta la palla. Se hai colpito la testa finché non riesce a uscire, puoi fargli due quello. No, nella bomba dentro la palla sta. Sì, ma si apre la palla. No, è chiuso, si gira, c'ha il tappo in cima. Ma si romperà di vetro. Il tuo compito probabilmente sarà quello di non farla rompere. È pronta? Vai. No, dall'altra parte io andrei. Direi di sì. Stando attento a non romperla. Mamma. No, non ti dovrei buttare tu dalla finestra. E dico che si rompe la palla di vetro se ti lanci dalla finestra. Forse si rompe anche così. È ammazzato il pesce. No, ma vivo. No, è morto, Giulia. Aria. Dovrei anche... Sei morto. Allora. Ma questo vabbè dai. Guarda quanti ce n'è di. Ah, come si. Ma no, ma che finestra. Ma libera l'amico lì. Ma non posso liberare l'amico. Allora, andiamo di qua. Bisogna seguire il percorso. Comunque prima o poi ti rompi il percorso. No. Ma questo devi fare. Qui sei morbido. Ehi, qui siamo morbidi. Che culo, cioè, sei andato per lo sbaglio, ci sei andato. Figurati, se sei andato. Porta là. La vedova, ma non è che è tanto facile guidare questa pare qua, Pensa al povero bestia che dentro lo deve portare. Sei vostro? Oddio, che culo. Allora, attento, piano. Ma dove andiamo? Non sa il nome, come è? L'avventura inizia. Che cos'è? New York, San Francisco, che cos'è? Diego? No, è San Francisco, come sa. Cos'è? Ponte di Brooklyn, però. Ecco. E lo chiamiamo... Come lo chiamiamo sto pesce? Lo chiamiamo... Isidoro. Non ti piace Isidoro? Chiamiamolo... No, tranquilla, quando ce lo mando io? Arstaschi, è brutto, Arstaschi. Questo è il checkpoint, secondo me. No. Vai dal checkpoint! Comunque la musichetta è carina. È bella anche la grafica. Va bene. Vorrei anche dire che questo gioco è gratis sul Game Pass. Basta essere abbonato. Ma dove cavolo devo andare? Guarda come tutto definito. Dove devo andare? Ricavo il signore.
bellissima. Quella è bella. Mettiamola così. Se non c'entro il coso è casino. Siamo morti, ragazzi, ma no, dal checkpoint riparte. Quindi devi andare dritta e centrale. Sì, c'è, mo fa vedere che si fa tutto lui. Vabbè, io fin qua ci sono arrivato. No, c'è. Il Dore è Arsaki. Ho fatto un mod in questo. Hai fatto una crasi. E potevi fare Arsky è bello. Ragazzi, ci abbiamo trovato anche il nome d'Arsky. Ah, è buco, sono due corde, ci devi entrare in mezzo. Non vedevo la sua. Ma Dio, chi è? Dai, vai, dai, ci sei. Sei nel binario, adesso non esci più. Oh, dove ce la fai, vai. Sei passato il checkpoint. E dove devi andare? Mamma mia, che paura. È attenta. Arsky, che se... Oh, cos'è? Un filo. C'è un checkpoint lì. Devi andare lì. C'è il checkpoint. Lì giù c'è un checkpoint. Non lo so, buttati giù, vedrai che ci puoi andare. Perché c'è un checkpoint. Vai piano. E guarda dove c'è la corda. Vedi che c'è il checkpoint. Pianino. Guarda, vedi, bulacati lì. No. Oh, non è morto. Buono. Arsky è un pesce intelligente. Allora, non sto attento. Devi passare secondo me, o puoi spostare la scatola, puoi spostare? No, devi passare con due. O ti allarghi o rischi, io mi allargherei. Penso anch'io. Non perché non mi fido di te, però. Cambiamo acqua. Eccole lì le corde, eccole lì. Allora, adesso ci buttiamo. Dai, ma ce la faremo arrivare nell'oceano? Non è mica. Oddio. Ma c'hai un culo. Culo. Abilità. Abilità. Dai, ma dove cazzo andiamo? Mamma mia, l'ho visto morto. L'ho visto. Cos'è che è? L'ho visto morto, ragazzi. Ma non importa. Cosa è successo? Questa sì che è roba buona. Prova il tuo primo pane collezionabile. No, quello, il pane è quello che ho preso prima. Quello è il checkpoint. Che hai la cordina lì, guarda un po'. Attimo. Non ti agitare. E sono molto in... No, ce n'è solo uno. C'è solo uno, non c'è torre. Ma guarda la pane qua. Ah, brava. E poi c'è la corda. Guarda che lì c'è l'oceano. Stiamo facendo una speedrun noi, perché guarda, lì c'è l'oceano. Siamo già arrivati in oceano. Ma è lontano. Abbiamo già finito il gioco. Missione. No, il gioco, c'è l'oceano. L'obiettivo è arrivare all'oceano. La prima missione, però poi si va. Vabbè, quando sei nell'oceano. Mamma. Dove bisogna andare? Non lo so se sotto ce la facciamo a non morire. No, guarda quelle là. Ci sono anche qua le due corde. No. Muota! Pensa che porta già sta poi. Beh, sto Arsky è veramente tanta roba. No, più. Ma hai ammazzato Ari! No, non è mio papà, è Dad. Dad, no? Dad, papà, ma Dad! Dove siamo ripartiti? Siamo... Nella canale. E quasi subito. Oh, adesso io mi ammazzo subito. Ragazzi, no, non è il figlio. Tutto già da destra, che ci va. Ok, ce l'ho fatta.
ci va da solo nel, nella funivia. No, lì di igiene ci va da solo, ma si viene vista. Ok, raga, ci siamo. Ah, vabbè, vabbè, non è un problema. E sulle funi va pure. Mamma mia, povero pesce, guarda un po' come è svalutato. Lo vedo anch'io l'oceano. Secondo me è il ponte di Brooklyn. Quindi San Francisco. Non ti sembra anche a te? Ah, c'è un da ponte. Secondo me questo livello non lo passeremo mai. Fammi concentrare, sono preoccupato per Arski. Vai Arski! Sei uno di noi! Eccolo, ecco qua, vai, vai là dentro! Arski! Oh, lì c'è un check, lì c'è un check. Sì, perché c'è il fiori, abbiamo preso il check. Ok? Secondo me devo scendere qua, no, devo scendere qua. Dove c'è il fuoco? No, sono... Sì, no, dove... Piano, piano. Ti vedi che c'è la canale? No, c'è la tenda. Fiori, tan. Oh. No, ma per... Passo dall'oceano. Ma pure tu la macchina alla fine. Ma che basta. Cioè, certo che non ci sono più le... Quelle che studiano bene di una volta. Comunque ti fa riparare l'acqua. Ah, comunque abbiamo visto cosa dobbiamo fare. No, 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 sì. Piano, tenta, vai, vai, gira, nuota. Veloce, veloce, veloce. No, devi attraversare la strada, corri un po' di più. Dai, buttati in acqua. E buttati in acqua. Ma non devi andare sul ponte. Vai sul ponte e poi buttati in acqua. E no, ma siamo arrivati. Attimo. Ma dai, è lì. Un di muovo. Vabbè, va bene, sì, che poi ci passa qualcuno che ci dà un calcio, ci la poggio. Vai, vai! L'hai fatta! L'abbiamo fatta! Che lentezza di essere più veloce, ma senti antipatico! Che lentezza di essere più... 10 minuti ci abbiamo messo, scusami, 10 minuti è una buona. Abbiamo finito il gioco, abbiamo mascherato. Ok, no, devo riuscire a uscire. Beh, tanto anche lì c'è l'acqua. Cosa succede? Guarda un pesce, dobbiamo portarlo a casa, lo sconderemo nell'occhio così ma non sai cosa. Ma dai, ma fatti i cazzi tuoi! Ma che sfiga! Ma dai, ma ce l'avevamo fatta! Che sfiga! Livello 2, no, non rifacciamo questo, andiamo a livello 2. Che sfiga davvero! Lo faccio io! Ah, meno male, già lo so subito. Vai! Siamo in un... Dov'è che siamo adesso? Quel mese va più una soffitta di quelle polverose. Poi vedi se... Indovina un po'. Non muovi. Devi uscire un'altra volta. Eh certo, sempre uguale. Comunque è bello. Cioè, mi piace molto la grafica di questo gioco. A te? Detto che iniziamo a giocare. Capito, bim. Ma perché quando prendo velocità non c'è vero? Sì, un 200 faceva. Poverino, guarda che muore. Guarda che lì si chiude. Ma proprio mi dà proprio noia vederlo che si chiude. Guarda come. Oh, c'è... Guarda, prende il volo. Dai, la curva. Già sto dando la curva. Ma guarda com'è bella la grafica di sto gioco. Grazie. No. Grazie. No! Non è facile come sembra. Gratis nel Game Pass. Se ce l'hai Game Pass. Ma te non ce l'hai? Chiamarti. Però lì c'è un pane collezionabile. Non so come si prende però. Volete? Lì c'è un pane collezionabile. Eccolo lì. Dobbiamo riuscire a scendere di sotto. Ci deve essere un modo per scendere di sotto. Prova ad andare a sinistra. Ma forse... No, qua si rompe se vai giù. Comunque si rompe qualsiasi cosa fai. Perché ci deve essere... voglio prendere il pane. Ti scende da qua, ci vai. Poi lì mi rompo, sì. Lì ti rompo. Guarda un po'. Piano, piano. No, là c'è una specie di tappeto morbido. Di buttare...
Non riesco a guardare quando gli si chiudono gli occhi perché no. Sì, vedi. Cosa ma mente viene buio. Arschi! Non mi vedo in gatto qua. È perché è un pesce. Scusami, i pesci scappano dai gatti devono averci più vita di un gatto. Scusa, perché dopo scappare. Ma perché un pesce non mangia, non viene mangiato dal gatto? Una volta che è morto. È un gatto, hai mai visto un gatto andare in acqua a prendersi il pesce? Io tutti i giorni. Quando passi dal porto, non vedi i gatti che sono lì che si buttano, prendono il pesce, no? Che cazzo di gatti vedi te? Allora, il pesce tipicamente si mangia il topo. Il topo, non il e manca il pesce. Perché è fuori? Mi sa che... Cosa c'hai? Cos'è quella roba luminosa? Cos'è quella roba luminosa? Cos'è quella faccia luminosa? Questa è la luce che entra da qui. Quella vabbè, la finestra. Vedi? Un vaso? Vabbè. Dove muore? Vabbè, infatti non ci vado. Ma dove devo andare? Andare verso il Quindi? Vai verso il Vado verso il sole. Speriamo di incontrare un gatto. Perché il gatto ci mangia. Gatto sì. Eccolo. Il gatto l'apre. Ma che cazzo di ma gatti che è una cosa di vetro. Ma si rompe la cosa di vetro. Ma come cazzo si fa? Lo facciamo a fare la salita. La salita lì. Ma dove? Posso provarci. Ma non è che la vedo così semplice. Non ci sale, ma non sale manco su quel tappetino lì. No. Ma ci sale, che mi fa delle vie? La porta è sicuro che c'è una via che non vediamo. Ma tipo di tornare su dove prima, visto che c'è una palla che adesso magari serve per lanciarti. Ma come faccio a tornare su dove ero prima? Se sei sceso devi anche risalire. Eh no, perché una cosa è andare in discesa, una cosa è andare in salita. Ma poi quella trave là che c'è là? Fammi di qua, aspetta, fammi andare di qua. Che non ho esplorato di qua. Ma no, ma qua non c'è niente. Non c'è niente. Che genere. Hai visto? Vai. Non è facile. Paura, paura, paura. Bello, bello, mica fa. Oddio. Oh. Bravo Aschi! Perché mi hai così? Che ho fatto? Dico bravo Aschi! Per complimenti te! Vedi un po' te! Porca troia! Aschi che rischiabile! Qua mi sa che è tutto un gioco di rimbalzo! Ora non c'era il gioco di rimbalzare in fondo! L'ho visto! Ti sei sul tetto per rimbalzare! Dammi il tempo! Cioè va lento con la miseriaccia! Vai, ti prego, prendilo! Mamma mia, oddio, stagno! Oh, e adesso? È libero! Non c'è ben più... Però... Non c'è ben più la palla! Oh, lo muoviamo! Lo nuotiamo! Deve esserci una bocchetta, qualcosa! E l'altro cos'è? C'è un pane! Allora, deve esserci una bocchetta, qualcosa, no? Cosa ne pensi? Dobbiamo uscire dallo stagno. Vuoi andare in oceano, siamo in un buco d'acqua. Ma già mi sembra meglio che la teca. No, almeno con la teca si muoveva. Piano, che diciamo che sta andando piano. Ora guarda, guarda. Secondo guarda me muore sull'acqua. Quello è un pesce. Sì. Ecco lì, abbiamo visto. Lo scarica. Che bel posto. Poi, dai, Aschi! Oh mamma mia! Ma lui è un pesce, c'ha l'acqua. E l'aria, il problema è quando c'ha l'aria lui, Carino però! Carino Aschi, vero? Che cosa? Ti sei mangiato? No! Sì! Ti sei mangiato anche! Ogni volta la tira li fai qua! Non morivo dopo lui! No, stiamo tutto qua! Una volta! Ah no, qui sono qua? I canarini, perché i canarini che mi hanno buttato giù la gabbia al gatto l'hanno mangiato. Poi me li ricordo. Ma poi mi vuole la marea. Il pesce rosso mi piace. No, lui vuole la marea. Oh mamma. E quello può essere un problema. E dove dobbiamo andare qua?
quello, poi ora che ha qualcosa. Anche la siringa. Vedi un po' te. Poi non così piccolo. Perché mi ha tolto, mi ha rifatto tutta la mano. Forse ci passa in mezzo. È piccolo. Come se la si. Ah, la siringa, poi con un bicchiere con la cannuccia. Forse dobbiamo andare in sto buco. No, è chiuso. Forse dobbiamo andare là. No, ma sarà in superficie. No, io sono arrivato da lì. Ah, dove dobbiamo andare? Ah, secondo me qua, guarda qua, vedi, saltiamo. Vedi. Vedi. Non lo so, schiettando il punto qua. Con questo salta dopo, vedi? Poverino, salta. Prova. Dai, saltarski. Cavoaschi. Andiamo, andiamo, che brutto posto che è. E sono le fogne. Vedi adesso delle fogne, vedi la verità, sono anche abbastanza pulite. E ci starei. Che è un palazzo. Sulle bocche. Oh, ho visto che è andato. E mo? Mo andiamo di qua. Come... Oh, guarda, 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 vai, vai. Aspetta, aspetta. Che secondo me c'è un pane dall'altra parte. No, non c'è niente. Pensavo di certo la metto alla trappola. Vai. Entra. Dove? Ah, forse bisogna abbassarsi. Ah, no, niente. Ma forse bisogna andare di qua. No, no, c'è anche un ho capito, ci sto andando, ma non è così semplice. Ma invece è semplice. A parte quando incontriamo la roba. No, andiamo anche di qua. Dove bisogna andare? Può andare via, ma... ma non ce la fa a saltare. Delfino, ma... mica il delfino, no. Dove bisogna andare? Allora, cerchiamo di capire. Beh, ci sarà sicuramente qualcosa che ci sfugge. Musichina, ti... carino, vediamo un po' in fatto. Oh, nel buco ci siamo passati. Però mi sa che... guarda che bello che è. Non credo che sia questa la soluzione. Anche perché di qua il buco non è... probabilmente c'è qualche buco che non vediamo. Ripassiamo di qua, tanto come ci siamo passati prima. Allora, ragazzi, voi lo vedete dov'è il posto? Voi lo sapete più che altro. Sì, sono abituato a fare dirette su Twitch, c'è ragione. È deformazione professionale. Me la date un po'? Mamma mia, quante siringhe che ci sono in questa carica? Voglio se riesco a saltare. Aspetta. Non posso saltare in cima col muretto. Aspetta. Non lo so. Salta! 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 Dai! Da! Salta in altro muro. Quale? Vale. Ho capito, salta lì ma muore. Ma se no non posso. Prova a andare nel bordo lì, aspetta, no, vedi lì? No, di là. Andare al bordo dall'altra parte. Ci sto andando. Ecco. C'è un po' d'acqua, e provo a vedere se... dall'altra parte, abbiamo fatto prima. Che cazzo bisogna fare qua? Ecco qua. Vai, sicuro. Allora... la musica è bella sta musichetta, non bisogna dire che ci è andata una bella musichetta. Molto. Oh, vedi che salto che fa quando viene su. Può essere che deve fare un salto di livello. Vedi, forse ci lo può saltare. Ma non ti butti sopra quel tavolo, vedi? Ecco, proviamo. Qua sì. Ho capito, non è che così semplice. Prima cosa, andavo, ma no, ma non credo, no. Perché sennò sarebbe peggio Dark Souls. No, siamo entrati dentro il bicchiere, siamo entrati dentro il bicchiere.
punitivo, eh. Non so se l'idea è giusta. A me è troppo. E invece da salire sulla tavola, come dicevi te. No, secondo me c'è qua, guardate qua. Non posso, no, andare, mi andare qui, ma è strano che non puoi entrare di qui. Come può dare qua di qua? Faceva qualche punto. Ok, che da. Che velocità. Velocità. So, vedi che non entra. Non ci vuole entrare, non gli piace. Quando sarà tipo lo scarico della fogna questo? E ci interessi volentieri. E abbiamo riproviamo, ma abbiamo capito che anche contro mano non ci entra. Ma guarda quanta rumina. Stiamo un po' sott'acqua. No, non ci entra. Dove cazzo bisogna andare? Non ti dà proprio così. Sì. Levetta a sinistra nuota, stile bossa. Tieni premuto il grilletto, più muovi la testa nuota, ma non è. Ah, va bene. No, non ti dice niente. No. Riprendi. Non ti dice niente. Dai, tipo dire, devi uscire da qua, fare qui. Ci sei andato? Ma io qua muoio. Come lì, c'è cioè, qualche modo di... Come lì, c'è un modo di saltare da qualche parte. È sicuro che c'è un modo di saltare. Secondo me devi saltare da altra parte. Però non lo so. Lì ci sono riuscito ad andare. Ma non era la soluzione. Ti sei beccata ancora. Come i pesci bei noi. No, dai, poverino. Ti sei liberato dai noi. Perché vedi che lì è molto. Cioè l'acqua è molto più alta, mi sa che non lo può saltare. Non trovo un sequenza. Non vedo che la fai in quella. No, anche adesso capire adesso bisognerebbe guardare come cazzo si sta lì. Però non si fa, bisogna arrivare più con la nostra testa. Quindi staremo qua tipo di volta da voi. E lì però muore. No, ma è lì. Ma è lì. È lì che muore. Non trovo come andare avanti. Fai tranquillo. Cosa che fai? No! Ma secondo me è sempre quello lì il problema. E dici che devi poi come. Che fai? È qua qua. E che per un po' non ci passare. Perché è diventato nero per un attimo? Un pesce. I pesci non respirano, mica. Ci riprovo. Perché diventa così nero quando c'è questa cosa? Che morire allora. Pronta? No, l'ho fatta troppo. Ma secondo me deve saltare quello, dai. Non c'è altre cose che possiamo fare. È inutile prenderci per il culo. Possiamo fare solo quello. Come ci devi arrivare più cose? Ho capito, ma non è facile prendere la mina. Aspetta che riprovo. Ma cosa c'ho? Ho preso il coso. No. Ho il coso. Ma dai. Ecco, non c'ho più. Vabbè. Non ho mica visto quando l'ho preso. Dai! Ah, porca della tua! E poi non so neanche se è la soluzione. Di nuovo. Vedi, è un cose. Eh sì, è cose come rompere.
Poi non gli ero le braccia. Come sono morto? Prova a fare sta cosa. Vai avanti a missile. Secondo me è quella la soluzione. Ma perché, ecco perché mi dava sempre nero, perché c'è... però non è facile. E poi, oh, e se non è quella la soluzione? Ci stiamo perdendo tutto il tempo qua per... Poi, boh. Vai. Ma cuori. Che faccio? No, non ce la fa. Guarda anche l'effetto della distorsione dei tubi, del riflesso dei tubi. No. Vai, 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 vai. Ma se no, cosa ti sei presa? Quindi abbiamo capito che quando diventa nero è perché abbiamo qualcosa da tappare. E se non ci riesci? Tanto così non ci riesci. No, non sarà, perché è pesce. Puoi provare a fare un'ultima. Ma in alto, ma come è un pesce, no, non c'è. Vai in alto, questo è sott'acqua. Ragazzi, vuole andare in alto con un pesce, non è un uccello. Posso? Sì, perché non muoio io. Cosa stai facendo? No, regenera, regenera. Che cazzo hai fatto alle mani? Adesso te la faccio io. Mi sento tantissimo che riesco a farlo. Eh? Sì, secondo me è quella strada. Devo solamente trovare il punto momento in cui devo riemergere. Ma sì, ma per forza! Non ce n'è, non ce n'è. Niente, vedi, però devi trovare il momento giusto per riemergere proprio, e vedi, e ti fa boom il saltello. Vedi che bel saltello che ti fa quando si riemerge al punto giusto. Però vedi, no. Devi riemergere al punto giusto. E secondo te non è quella la soluzione? Lo so, ma mi fa rompi. E ho capito, non è facile. Poi troppo sbattere. Devi riemergere prima. Devo riemergere prima, c'è ragione. Perché se sbatti tu? Se sbatto contro non ce la faccio. Secondo me non è facile. Sai cosa ti dico, Giulia? Noi per questo gameplay, ragazzi, ci fermiamo qui. Abbiamo fatto un livello e mezzo. Questo è il secondo. Però non l'abbiamo finito, sì. Mi pareri su Ayama Fish? Molto bello. Molto carino. Posso dire che è un pochettino punitivo. Punitivo perché non ti stava punendo per questo livello qua. Comunque capiremo come si fa. Comunque Arski, che è il nome. Arski è il nome del nostro pesce. Noi aiuteremo. Aiuteremo Arski a tornare all'oceano, forse, anche se la vedo un po' difficile. E direi anche che ci rivedremo poi nei prossimi video. E se vi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, mettete un clic alla campanellina. Mi raccomando, ragazzi, alla prossima. Ciao belli! Sbatti contro.